Allora, ringraziamo moltissimo la professoressa Haack per questo incontro e questa testimonianza che vuole rilasciare all'Associazione Coscioni e all'UAR riguardo alla proposta di legge di iniziativa popolare sul rifiuto dei trattamenti sanitari e la liceità dell'eutanasia. La campagna di raccolta firme sta andando davvero bene, siamo quasi a 20.000 firme in tutta Italia, quindi il traguardo delle 50.000 sarà facilmente raccolto. Cosa significa, secondo lei, questa tranquillità che le persone hanno nel venire a firmare su una tematica che è ancora così scabrosa come l'eutanasia? E forse sono avanti ai politici, molto avanti alla Chiesa. La vita è nostra e dobbiamo essere liberi di disporne come vogliamo. Se un giorno saremo in condizioni di non intendere, di volere, non vogliamo essere sottoposti all'accanimento terapeutico, vogliamo essere liberi di andarcene quando la vita è diventata un dono, non accetto, la vita è nostra, non è un dono di Dio, sarà un dono di Dio per chi ci crede, ma per chi non crede può diventare un peso insopportabile. Quindi venite a firmare per voi e per tutti, per la libertà di tutti. Questo appello che lei fa, sta molto bene in quello che stiamo riscontrando proprio ai tavoli. Le persone, anche che la pensano diversamente, da noi che abbiamo fatto questa proposta, non si pongono mai nel confronto. C'è abbastanza confronto ai tavoli, perché distribuiamo i volantini, si discute, ma non si mettono mai in una posizione di contrapposizione netta o di supremazia, no? Del loro pensare rispetto a noi che proponiamo. E sembra che ci sia un riconoscimento della possibilità di avere idee diverse. Cioè, e questo è un segno di grande civiltà che Sì, riscontriamo intorno ai certo, tavoli. questo fa piacere. E allora è su questo che bisogna insistere, su questo rispetto delle idee degli altri? Di essere laici, cioè di essere, lasciare a tutti le proprie credenze, rispettarle senza voler imporre le proprie. Fatto che i sondaggi anche recenti abbiano messo in luce che la grande maggioranza delle persone sono favorevoli all'eutanasia, cosa può far sperare? Ma anche di una maggiore civiltà della popolazione, di un maggiore laicismo, di un maggiore rispetto delle idee degli altri. Allora, la proposta di legge, questa proposta di legge, prevede sia la possibilità di legalizzare l'eutanasia, sia ovviamente di rendere possibile il suicidio assistito. Sono due cose diverse perché l'eutanasia, come sappiamo, è, diciamo, una morte che un altro ti procura quando tu l'hai espressa e desiderata è certificata con gli appositi strumenti, mentre il suicidio assistito, così come in Svizzera, è una modalità in cui ti viene semplicemente fornito il farmaco che ti aiuterà A a morire. Sono due modalità diverse, ovviamente, e negli ultimi tempi sono stati due, no, gli esempi, quello di Lucio Magri certo, il suicidio assistito. che ha scelto il suicidio assistito e in contrapposizione a me, io ho sempre nel cuore il suicidio di Mario Monicelli, no? Allora, come proprio situazione in cui l'assenza di una legge costringe una persona ad un atto così violento che poteva essere evitato se ci fosse stata una legislazione sul suicidio assistito, no? Infatti la Svizzera è un grande esempio di civiltà e bisognerebbe anche in Italia arrivare a cliniche
che diano il suicidio assistito. Sì. Perché il suicidio assistito in Svizzera è consentito per le persone che abbiano una qualche forma ovviamente di malattia, sia organica, ma anche sì, come nel caso di Lucio Magri, nel caso di una depressione profonda. Si sta discutendo in questi giorni anche della possibilità di, in Svizzera, di effettuare dei suicidi assistiti per persone che semplicemente sono stanche di vivere e non hanno voglia di affrontare una vecchiaia che qualche volta può essere pesante, ecco, da essere vissuta. Questo è un tema molto pesante, cioè nel senso che una vecchiaia può essere anche molto piena di sì, attività. Penso a lei che ce l'ho davanti. Sì, no? Ma bisogna tenere presente anche le persone che vivono con noi. Io posso essere stufa di vivere, ma so che hanno bisogno di me e allora non posso andarmene, certo, come vorrei. Certo. Sì, allora ringraziamo molto la professoressa Hack per questa sua testimonianza attiva nei confronti di questa proposta di legge e speriamo non solo, beh, la certezza è che le firme la raccogliamo, il problema è che venga poi discussa in Parlamento. Nessuna proposta di legge di iniziativa popolare è mai arrivata in aula. Questo sarà il problema grosso. Ecco. Perché il nostro Parlamento c'è la forte componente ex democristiana e che si opporrà sempre a queste leggi di civiltà. Però speriamo almeno in un dibattito parlamentare. Sì. Grazie ancora. Prego.